Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vado avanti su Farming Simulator 19. Allora, vediamo un attimo dove eravamo rimasti. Qua c'era l'operaio che stava tagliando l'erba. Qua avevamo portato i cavalli, se non sbaglio, della paglia. Sì, in effetti sì, questo lo mettiamo un attimo a posto, lo mettiamo magari qua vicino. Vai, lasciamolo qua per il momento, poi vediamo. Poi qua passava l'aratro, ci metteva, cioè, è da 2 ore che lavora, ha fatto quel pezzettino. Boh, il campo numero 12, non mi ricordo. Ah, dovevamo passarci la calce viva, se non sbaglio. Sì, infatti sì. E adesso ci passo la calce viva. E poi nel campo numero 11, non so se l'hanno già seminato, si è in fase di crescita apposta, quindi dobbiamo occuparci del 12. Quindi prendiamo un trattore libero, questo qua, andiamo a prendere il fertilizzante, cioè la calce viva. Devo vedere dove ho messo però spargi fertilizzante o spargi calce viva. Ok, l'ho lasciato qua vicino al campo numero 11, ma mi sembra che sia pieno di fertilizzante. Spero che non ce ne sia tanto. L'aiutante è bloccato da un oggetto. Da che oggetto? Cavolo. Spostiamo un attimo, poi lo lasciamo andare avanti. Ok, vai. Aspetto che vada un po' avanti per tagliare l'erba e poi lo faccio ripartire. Comunque, vediamo qua quanto fertilizzante abbiamo. Dobbiamo andare a riempirlo di calce viva. Oh, non sono capace di prendere le misure. Perfetto. Ah, neanche tanto. Quindi svuotiamolo qua. Come si fa? Scarica. Lì proprio. Vabbè, vado un attimo nella farm a riempirlo di calce viva perché mi si è aperto, non lo so. Ora apriamo il rimorchio, andiamo avanti. Non so se serve tutto, ma noi lo riempiamo per sicurezza. Fertilizzante, calce viva. Calce viva di solito serve abbastanza, quindi noi riempiamo per sicurezza, lo portiamo sul campo numero 12. No, 12. Chiudiamo e andiamo. Allora, prima di partire volevo provare a far cambio del trattore, perché questo qua secondo me, lo so, è più potente dell'altro che va veramente lentissimo con l'altro, quindi provo a cambiare un attimo e vedere se va più veloce. Adesso vediamo un attimo, lasciamo questo qua vicino. Ok, prendiamo questo, che questo va a 6 all'ora, non finisce più. Lasciamo qua, andiamo a vedere. Ritorniamo qua. Dov'è? Dov'è? Eccoti qua. Andiamo a collegarlo subito. Collegato. Assumi operaio. Vediamo, vediamo. Vediamo se va più veloce. 5, 7. Sempre la stessa schifezza. Adesso possiamo farlo ripartire. Non parte. Devo girare. Gira. Ok. Vai operaio, dimmi che funziona. Funziona? Lasciamolo fare. Sto qua. Quindi aspettiamo che finisca di passare l'aratro. Nel frattempo andiamo a fare insilato, a raccogliere l'erba. Bene, raga, allora colleghiamo il cassone e andiamo subito a raccogliere. Andiamo di qua che siamo più vicini. Un po' di salita. Iniziamo dall'altro lato.
farò io, ci metterò un bel po', voi vedrete tutto velocità aumentata, farò avanti e indietro e metterò l'erba nel silos, quindi voi vedete velocità aumentata e buona visione. Finendo di schiacciare l'insilato e stavo pensando se chiuderlo o no adesso. Ci ho pensato un po' e sì, lo chiudo perché abbiamo 134.000 L. Questo sta a dire abbastanza, non tantissimo, abbastanza perché l'insilato in questo momento si vende. Non mi ricordo più, non mi ricordo più. Allora si vende a 633 e potrebbe aumentare, quindi abbiamo più o meno una sessantina di, cioè anche più di 60.000 euro qua dentro, quindi io direi di andarlo direttamente a chiudere e aspettare che si faccia. Copri, apriamo e qua ho lasciato un po' di erba fuori, andare con questo cassone a raccogliere quell'erba lì che è rimasta fuori per non fare poi pasticci, quindi abbassiamo. Ho raccolto un pochino quello che era fuori, lo mettiamo nel silos, mettiamolo qua, quasi 3000 L, scarica, perfetto, si sta scaricando. Poi cosa devo fare? Andiamo un attimo. Ho questo trattore qua che devo, dato che adesso non lo utilizzo, lo, wow, si è rovesciato lì, non è possibile, diamogli un colpino. No, vabbè, poi cercherò di aggiustarlo. Andiamo a metterlo a caricare perché ha quasi la batteria scarica, come potete vedere. Quindi qua, perfetto, R, si sta caricando. Guardate che figata, bellissimo. Poi qua sta andando avanti, ci metterà ancora un bel po', quindi io direi di aspettare che finisca, poi ci passo la calce viva. Finito, quindi io direi di lasciare un attimino questo qua, prendere la calce viva, la passo un attimo su questo terreno, quindi iniziamo. Ho messo l'operaio perché io faccio pasticci con la calce viva, quindi la lascio finire ormai nel prossimo video, perché il video lo concludo qua.
Boh, nel prossimo video andremo avanti con quello che dobbiamo fare. Scrivetemi questo in un commento cosa volete che faccia, se avete qualche idea. Grazie a tutti della visualizzazione. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Buona giornata o serata a tutti.